Quanto ascoltate le calcolatrici denutrite che dicono clima derby e allo stadio non ci sono? Disiscrivetevi, ok? I tifosi vanno allo stadio per i tifosi. Saluto e giustifico solo due persone. Uno, il grande Fabio Bergomi, un pezzo di cuore che giustamente ha fatto una scelta con le palle, non venire dopo gli Euroderby, e lo capisco, non venire mai più a vedere un derby, perché lui soffre molto per il derby, soffre il triplo di quanto soffro io. Un'altra persona che saluto, segregato in Francia per l'Erasmus, interista tedesco della Baviera, bravissimo ragazzo, giustamente si sta costruendo il futuro, quindi non può venire allo stadio fino a maggio, se non sbaglio, lo saluto. Allora, io sto aspettando Cancelo, l'ho perso, come potete vedere questo è il vero clima derby, come potete vedere regna l'armonia, tifosi del Milan, signori del, vabbè, signori è un parolone, esseri che respirano del Milan, di fianco a tifosi signori dell'Inter, come vedete, ok? Quindi sapete quanta rivalità io nutra nei confronti di questi qui, però bisogna ammetterlo che è stupendo, stupefacente l'ambiente che si respira nel derby di Milano, sia dentro che fuori, preparazione delle coreografie e anche, ahimè o per fortuna, nella, come dire, nell'aria, nella cordialità, nella serenità che si respira. Siamo tutti tesissimi, ma vediamo, ed ecco il ritorno di Cancelo. Cancelo! Allora, pronostico secco. 3-2 per l'Inter. L'ho pure giocata. Mamma mia, l'ha pure giocata, partita da sofferente. Io volevo vincere 2-0. Comunque però non sono sognato il 2-0, te lo giuro. Però si è sognato... L'altro ieri, 2-0. Ok, quindi ragazzi, la formazione, i ballottaggi sembrerebbero vinti da D'Ambrosio a destra, da Gagliardini, De Nutrini, che gioca al posto di De Nutrino Vesino e di Giuliano De Negramaro Borcavalero. L'ultimo ballottaggio che rimane è quello tra Candreva e Spartacus e Ciccio Politano. Intervistiamo un attimo. Scusi. Pronostico secco. 3-0 per l'Inter. Bravo. 3-0 per l'Inter. Bravo. Chiediamo a Ivan Drago. Pronostico secco per stasera. 3-2 Inter. Bravi. Il primo interista e il primo milanista a cui voglio bene. Bravissimo. Date una medaglia a quell'uomo. Ragazzi, non ridete, pronostico per oggi, dai. Non se ne fanno. 4-0. Non se ne fanno. Sì, alza quelle mani, dove le stai mettendo? Peccato, ragazzi. Ciao. Grande Manuel, ti seguo sempre su YouTube. Il tuo nome? Nicola. Nicola, da dove vieni, Nicola? Frosinone. Da Frosinone. 800 km. Bravissimo, io stamattina sono partito alle 7:20. Guardate, questa è la gente dell'Inter. Grande. Questo è Gio Cancelo e questi sono gli interisti veri che ci mettono il cuore. Wow. Quindi diffidate dagli youtuber calcolatrici con gli occhialini denutriti. Bravo. Che dicono per tipo play, Inter per play, niente. Questo cazzo. Solo Fabio Bergomi e solo interista tedesco. Grande, ma un attore, ok? Che è un attore. E lui è un attore, chi sarebbe? Lui è quello che ha ingaggiato. Razz De Gan. Ah sì, l'abbiamo pagato ovviamente. le birre le ho offerte io. Ok? Forza Inter! Grazie. Se dovessimo vincere e mi tocco pure io, mi raccomando, domani alle 11 sul mio canale ne vedremo delle belle. Ok? Seguite Manuel, numero 1. Bravissimo. Ciao ragazzi. Ciao.